Buonasera a tutti, da Alfredo Mamugari. Come vedete è un'altra webcam questa. Non avete mai visto così nitido. Così vedete proprio tutta la bruttezza. Allora, sentite che mi è successo. Sentite che mi è successo. State attenti. C'ho i guanti perché sto suonando, eh. Sto provando, chi non lo sa, io sudo. Con i guanti non sudo, non rovino i pick-up, le meccaniche, le corde e tutto quanto. Allora. Ma lo sapete che mi è successo? Mi chiama una persona su Marketplace, c'è un sito Marketplace dove, ma guardate come si vede bene sto video con la telecamera esterna che può pagare da soldi. Allora, che è successo? Che questa mi ha chiamato una signora dal Marocco, mi ha mandato un messaggio sul Marketplace dove io ho in vendita una chitarra di 550 euro. Va bene? E che è successo? Questa mi ha scritto sul Marketplace, buongiorno, sono di... però scriveva tutto male. Sono in Marocco, però qui e là io ti posso fare un assegno, ti pago quando tu hai i soldi sul conto, le 550 euro, io ti mando a spese mia anche la persona che la viene a ritirare a casa tua. Ci ho pensato un attimo, dico, cosa che c'è? Ma io dico, sì, se muore, no? E vabbè. Ma la miseria, dopo un po' mi arriva sul cellulare un messaggio tutto lungo, finiva di 3 ore di sta cosa del Marocco che avevo prenotato, che questa già aveva spedito i soldi, già stava in un arrivo i soldi, e ho detto vabbè, meno male, poi questa mi ha riscritto, dice prima non hai capito, ma l'hai letto tutto quel coso lungo che c'era scritto sul messaggio che ti è arrivato? Dico no, leggilo, o vado a leggere bene, praticamente dovevo pagare, siccome era una tassa che veniva dal Marocco a qua, boh, di 199, cioè 200 euro. Ma che siamo scemi, eh? Ma io ti vendo una chitarra a 5,50 e poi devo pagare 200 euro di tasse, io. Ma a me mi viene uno qui De Luca a piedi, mi viene qui, ma se la prova mi dai 5,50, oh. Ma di che stiamo parlando? Ho pagato 200 euro a tassa qui e là. Mi sono così incasinato con questa. Oh, ma che sei matta? Ritira tutti i soldi che hai spedito qua e là. Guarda, io non te la do la chitarra, è inutile, non caccio una lira, non voglio pagare tasse, non mi metto in mezzo ai casini. Classica truffa di internet, ragazzi. Ci stavo a cascare in quanto questa quando mi ha detto... Guarda, quando c'hai i soldi sul conto, oh, io mi sono detto, quando vedo i soldi sul conto, c'è sto a spedirla. Invece, capito, mi arriva sto papillon di scrittura che dovevo pagare 200 euro di tasse dal Marocco che veniva, che mi spedivano i soldi qua. Cioè, tu mi spedisci 5,50 dal Marocco e ne voglio 100. Ma vi rendete conto? Io, dice, se... i soldi arriveranno, un altro messaggio mi era arrivato, i soldi stanno in avvio, stanno arrivando, basta che tu paghi la tassa, in contemporanea ti arriva sul conto le 5,50. Ho capito, ma pago la tassa di 200 euro. Ho chiamato questa, cioè io ho scritto, oh, molla tutto, non gli ho voluto di truffatrice, non si sa mai questa matti che come so. Quando mette in mezzo i guai, ho detto lascia perdere, domani viene un ragazzo, mi dà 5,50 senza che devo pagare le tasse, perché dice no, ma devi pagare tu la tassa. No, no, io non pago niente, anzi non te la vendo più sta chitarra, io ti ho scritto, non te la vendo più, già c'ho uno che se la viene a prendere, va bene, viene domani e se la viene a prendere. Mi sono salvato così, state attenti raga, vedete io vedo sempre così, sempre così, però no, no, le scrivete mai a sto cazzo di canale, Alfredo Mamugari, YouTube, porca miseria, ma che ci vuoi? Clicca, iscriviti e campanella, vedete, vi do sempre consigli. Mo' guardate che bella web, ma voi immaginate tutti i video che faccio di chitarra e poi ve ne dico un'altra, ve ne dico un'altra.
Non ve posso dire nome, non ve posso dire nome. Però al mille miliardi per cento, no al 100%, al mille miliardi per cento, non dico stronzate, ma se ti dico al mille miliardi per cento, mi sta arrivando una chitarra. Non vi dico che chitarra è, non vi dico il nome, il modello. Vi dico solo una cosa. È la gemella più gemella del mondo, più gemella del mondo di quella non c'è, di una Music Man. Quelle da 2.000, 3.000 euro, quelle di Gian Petrucci, 4.000 euro, ecco. Mi arriva la gemella, ma non la copia, questa c'ha un nome a parte, non vi dico il nome della marca, ma è identica, identica, i pick-up, come so, i colori, la forma della body, la tastiera, vabbè, ve ne dico un solo bottone, mi sembra che c'ha splittabile, mamma mia, questo prima di venderla sotto ci ha lasciato il link. Guardatevi il link dove la suona, ha fatto dei pezzi, che quello mi piacerebbe come allievo, vedi? Veramente era forte forte, con quella chitarra che suonava alla Eddie Van Halen, proprio alla Eddie Van Halen. Lo stesso suono di Eddie Van Halen, c'aveva gli stessi pick up, non so. Era lo stesso suono quando senti suonare Eddie Van Halen, mi sta per arrivare al miliardo per i miliardi per cento. E con sta telecamera cambierà non solo la visuale, anche il video. Non vedo l'ora di fare un video di chitarra. Mamma mia, ma lo sai come verrà? Ma guarda come si vede bene. Oh. È la prima volta che mi vedete, mi sa. È la prima volta perché di solito se vedessi i video miei un po' tutti. Però è bello dalla diretta, no? Quando non c'è proprio niente che dice c'ho questa, la telecamera Invece no, ho comprato una webcam, guardate qua. Poi non l'ho regolata, non si dà cose, ho visto, l'ho appena presa, l'ho appena montata adesso. È il primo video, sto a chiacchierare adesso. Beh, sto a dire che c'ho una web e che ci avrò dei video molto meglio. Forza, iscrivetevi. Mo' vedete meglio quando suono, quando mi faccio le svisate, guardate com'è nitido tutto, eh? Guardate che bello sto video, mi piace, no? Proprio come sono abituato a vedere i video miei un po' più offuscati, no? Un po' più mezzi con la telecamera del portatile, invece qui c'ho la telecamera esterna, come so felice, come so felice. Manco lo potete immaginare, manco lo potete immaginare, quant'è che volevo una cosa del genere? Iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, me lasciate un commento sotto se lo vedete bene, se si sente bene, se siete contenti, se non siete contenti, se era meglio prima, eh? Fatemi sentire vivo. E poi iscrivetevi a sto canale, vi cambia la vita, io ve lo giuro. Chi vede sto canale e non si iscrive perché non è iscritto, eh? Lo sapete che gli succede? Non è per tirargliela, non è per tirargliela, eh? Ma che stanotte non dormirà tutta la notte, non si sa perché, se girate qua, se girate là, pensa a quello, pensa a quell'altro. Oddio, era meglio che mi iscrivo Alfredo Mammucari su YouTube. Io avverto. Se non vi iscrivete stanotte non dormite, passate la notte in bianco. Un saluto e che gioia di state telecamera. Siete forti e siete rock. Perché... No, no, dimmi quale, quale, dimmi quale.